perché ho scritto un libro. E sinceramente penso che da periodi brutti possano nascere delle ispirazioni positive. 2 anni fa ho attraversato un periodo particolare durante il quale ho fatto i conti con ansia e attacchi di panico, e la scrittura mi ha aiutato tantissimo ad esprimere quello che avevo dentro, a liberarmi, a farmi scaricare. Mai però avrei pensato di scrivere un libro di 370 pagine circa, perché è iniziato tutto così, per gioco. Un giorno ero a casa, ho acceso la TV e ho visto una notizia al telegiornale che mi ha particolarmente colpito. Nel senso, ho pensato, nel corso della mia generazione potremmo capire, vedere che cosa c'è oltre il sistema solare, se siamo soli, se ci sono altre forme di vita, o comunque già il fatto di progettare una missione di questo tipo mi ha colpito, perché poi la fantascienza mi ha sempre appassionato. In realtà la missione è partita anche da un'idea di Mark Zuckerberg, il creatore di Facebook, che ha intenzione di finanziare insieme a questo filantropo russo, che nel romanzo è un personaggio che ho creato dal punto di vista caratteriale, perché Stephen Hawking, personaggio famoso, conosciuto, anche Mark Zuckerberg, ho potuto giocare un po' su questa terza figura, che sarà una figura fondamentale per la missione che partirà verso Alfa Centauri. A proposito di Alfa Centauri è la stella più vicina al nostro Sole. Ho dovuto cambiare il nome in Omega Centauri perché, per ragioni legali, diciamo, perché ho comunque immaginato come possono essere le stelle e i pianeti di Alfa Centauri. E sono partito da 3 protagonisti, ho scelto 3 ragazzi, e dalla copertina si evince già quali saranno. La prima è una ragazza romana di nome Angela, questo al centro è Will, il più piccolo, che ha 20 anni, e questo a destra è Liam, un ragazzo inglese che lavora come programmatore per delle app fotografiche, e che anche lui avrà un compito molto importante per la missione. Infatti dovrà montare le più sofisticate lenti fotografiche per vedere cosa c'è oltre il sistema solare. Vorrei leggervi l'incipit del romanzo, che tutto inizia da una videochiamata. Io ho immaginato questo dialogo fra questi 2 amici di vecchia data. Lei è qui a Roma e lui è a Londra, e si sentono ogni tanto su Skype, che poi, pensandoci bene, adesso WhatsApp ha pure ammazzato Skype, perché è diventato obsoleto. Però 2 anni fa ancora c'era Skype. Ci sei? Stai guardando la TV? Ma che, sto lavorando da ore al PC, devo consegnare il progetto per una nuova app entro domani, ma sono ancora in alto mare. Cavolo, entra su Facebook, almeno così ti racconto. Ma perché? Che succede, Angela? Mark Zuckerberg sta tenendo una conferenza stampa e vicino a lui c'è Stephen Hawking. Capito? Sì, Stephen Hawking, il fisico. Certo, so chi è, quello della teoria del tutto, giusto? Esatto, un genio. Stanno preparando una missione interstellare per scoprire cosa c'è su Omega Centauri. E chi è Omega Centauri? Sembra un personaggio dei Cavalieri dello Zodiaco. Idiota, è la stella più vicina al nostro Sole. Ma ci pensi, Zuckerberg e Hawking insieme per progettare il viaggio più figo che l'umanità abbia mai immaginato. Sì, e magari vorresti partecipare. Ma dai, Liam, almeno fatti sentire un po' entusiasta. È la notizia dell'anno, anzi del secolo. Ci butto subito giù un articolo per il mio blog. Ecco, brava, così io intanto torno a concludere sta app per fare i selfie in automatico. Genio della fotocamera, della serie Le grandi invenzioni di Liam per salvare il mondo. Dai, a quest'ora potevo starmene in California a sviluppare una qualche startup cazzuta, invece sono bloccato qui a Londra in cerca di un modo per installare il riconoscimento facciale nella fotocamera di uno smartphone. Questa cosa mi sta facendo diventare matto. Magari ti servirà quando andrai in California, ti butteranno fuori dalla Silicon Valley e te ne starai su una spiaggia di Malibu a sorseggiare drink e farti i selfie da solo. Fanculo, io me ne vado da sto pianeta qui. Ora chiamo Zuckerberg e gli chiedo di portarmi su Omega Centauri. Ma che hai capito, scemotto? Mica ci mandano gli esseri umani su quel sistema solare lì. Ci andranno delle sonde, come al solito. Solo questa volta le spareranno nello spazio con i raggi laser. Roba da Star Wars, insomma. Odio Zuckerberg e odio ancora di più Facebook. Dai, non fare lo scontroso come al solito. Ormai le notizie passano da lì, ti conviene darci un'occhiata. Magari trovi l'ispirazione per la tua app.
Va bene, dai, allora semmai ci sentiamo in chat più tardi. Voglio proprio sentire cosa ha da dire Mr. Facebook dopo tutti i soldi che ha fatto alle nostre spalle. Ma ci pensi, sapremo finalmente se c'è una qualche altra vita intelligente nell'universo. Perché la prima quale sarebbe? Ho capito, sei un caso disperato. A proposito, qui c'è una puzza assurda nell'aria. Ieri un vicino di casa mi diceva che è da qualche giorno che in giro si sente questo odore nauseabondo, come di marcio. Hai fatto bene tu a rimanere in Italia quest'anno. Ti dirò, ora che ci penso, Liam, proprio ieri sera, mentre tornavo dalla redazione, mi è sembrato di sentire una puzza terribile per strada, ma credevo fossero le fogne di Roma. Questa città sta peggiorando di giorno in giorno. Quando ho iniziato il tirocinio al giornale, era un pieno di colori e odori nei quali era un piacere immergersi. Adesso è stato lasciato tutto molto allo sbando, non si può più andare in giro di notte da queste parti. Ho sentito che questo 2018 sarà anche l'anno più caldo della storia dell'umanità, Angela. Credi che questa cosa sia connessa al fatto che si sente odore di putrefatto in giro?